È stata presentata ieri nel centro di Bari l'ultima arrivata in casa Fiat. Sostenibilità ambientale, design e tecnologia si incontrano nella nuova 500 elettrica, la prima. Più spaziosa del modello precedente, il modello totalmente elettrico ha fatto il suo debutto in Puglia con Maldarizia Automotive, mostrandosi al pubblico per le strade di Bari. Quest'oggi, perché è un evento che dura tutta la giornata, presentiamo la prima 500 totalmente elettrica, quindi la prima macchina italiana totalmente elettrica. Siamo molto orgogliosi, siamo i primi a presentarli non a Bari ma in città, quindi al pubblico, perché cerchiamo sempre di democratizzare queste presentazioni, anche perché quest'auto merita di entrare nel cuore di tutte le città. Per noi è molto importante avere un'auto del genere nella nostra gamma, perché le auto elettriche hanno sicuramente più senso all'interno della città, quindi avere una city car tutta italiana che potrà muoversi all'interno della nostra città e garantire una mobilità sostenibile, per noi è molto importante. Attesa dagli appassionati, l'auto ad emissioni zero è stata ribattezzata dalla stessa casa produttrice come la 500 di terza generazione. Era sicuramente un passo che aspettavamo da molto tempo, perché è un passo importante appunto nella mobilità elettrica, nella nostra, diciamo, gamma più vasta, quindi anche tutto il mondo FCA, non era presente un modello totalmente elettrico. Siamo contenti che Fiat finalmente, dopo tanto tempo, tira un modello totalmente nuovo, perché se vedete quest'auto è leggermente diversa dalla classica 500, più grande, più spaziosa, con un interno completamente rivisto e adattato a questa versione. E siamo lieti che sia un modello ben riuscito e sicuramente a noi piace e piacerà anche agli altri. Con l'avvento della 500 elettrica ora siamo al completo, perché abbiamo le vetture ovviamente a motore termico, le vetture ibride, abbiamo il plug-in con la gamma Jeep e adesso una vettura BEV, quindi una totalmente elettrica, che è anche premium nella categoria, poiché ci dà la possibilità di essere ricaricata in appena 35 minuti. Un'autonomia di circa 320 km per l'ultima arrivata, che oltre ad offrire un sensazionale tetto panoramico, ospita un ecosistema tecnologico per un'esperienza smart. Assolutamente sì, poiché ci permette questa batteria di percorrere 320 km, quindi sicuramente un'autonomia abbastanza lunga. E poi, da un punto di vista di tecnologia interna della vettura, parliamo ovviamente di un segmento veramente premium. Abbiamo tutta una serie di tecnologie sia in termini di sistemi dell'autovettura, quindi ovviamente di guida dell'autovettura, oppure anche le app della stessa con cui si può ovviamente configurare, che ci permettono di fare una serie di cose, tra cui anche vedere l'autonomia della vettura o impostare la ricarica della vettura in un determinato periodo della giornata, piuttosto che recarci in una zona della città o fuori zona e verificare se durante il tragitto abbiamo autonomia a sufficienza e soprattutto dove è possibile ricaricare la vettura. Si tratta di una svolta tutta all'italiana per la mobilità sostenibile, che celebra il 63esimo compleanno della prima 500 in un momento storico in cui fare impresa significa ripresa per l'intero paese. L'anteprima del nuovo modello di Fiat, infatti, si è svolta il 3 luglio scorso al Quirinale e a Palazzo Chigi, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. È giusto continuare a tutelare un'azienda come la Fiat, un'azienda comunque italiana, per quello è giusto, e i gioielli che è ancora capace di produrre grazie agli italiani. È giusto anche che il governo abbia queste attenzioni, perché sono un po' nel nostro tessuto, nel nostro DNA. Conviene acquistarla per un duplice motivo: innanzitutto per chi sostiene ovviamente l'ambiente, perché è una vettura a zero emissioni di CO2, e poi la seconda cosa per cui io consiglio ovviamente di acquistarla è perché ovviamente è proprio uno spasso rispetto a un motore termico. Il motore elettrico ti dà una coppia nell'immediato, per cui è anche veramente un piacere di guida da provare assolutamente.